faccio una piccola digressione, ma non si preoccupi che arriva la risposta. E sono stata molto contenta di vedere che le tesi che avevo sostenuto qui 2 anni fa, prima di essere capo del governo, sono state, punto primo, le stesse tesi che sostengo adesso da Presidente del Consiglio, punto secondo, anche le cose sulle quali ho lavorato in questi 2 anni, e che rispetto a quello che era il dibattito 2 anni fa su molte di queste materie, mi pare che tante cose siano cambiate. Sostenevo in quel contesto che l'Europa avesse un problema serissimo di autonomia strategica, un problema serissimo legato alle catene di approvvigionamento, e che dovesse ripensare le sue catene di approvvigionamento. Quando lo sostenevo qualche anno fa, spesso si diceva che ero un'autarchica, oggi se ne discute nei consigli europei. Sostenevo al tempo che la transizione energetica fosse importante, ma che non andasse fatta con un approccio ideologico, perché altrimenti si rischia di andare dritti verso la deindustrializzazione della nazione e dell'Europa. Si diceva che ero nemica dell'ambiente, e oggi vediamo una Commissione europea che su molte di queste scelte ha dovuto prendere le posizioni più pragmatiche. Dicevo al tempo che andava rivisto il PNRR, lo dissi qui in quella campagna elettorale, perché era stato scritto in un contesto diverso da quello che stavamo affrontando, e si disse che avremmo fatto perdere all'Italia i soldi del PNRR. La realtà è andata in maniera diversa, mi pare. Noi abbiamo rivisto il PNRR, abbiamo liberato risorse molto importanti che abbiamo dedicato soprattutto alle imprese di questa nazione,